Operazione di sistema sulle presidenze. Un'operazione di sistema. È questa la nuova carta che sta preparando il Movimento 5 Stelle, sulla quale ha sondato oggi le altre forze politiche. Una mossa che ha come cardini Luigi Di Maio e Matteo Salvini, quest'ultimo in quanto mazziere del centrodestra. Il sentiero è stretto ma l'esplorazione del leader stellato non ha per il momento incontrato muri di fronte a sé. E ha disegnato il quadro di un accordo organico fra tutte le forze politiche che tenga dentro non solo i presidenti delle Camere, ma anche gli interi uffici di presidenza. Le poltrone son tante, tra vicepresidenti, segretari d'aula, questori. E in teoria si voterebbero in una fase successiva. L'idea è quella di offrire a tutti da subito un accordo che garantisca in pieno i rapporti di forza emersi dalle elezioni. A partire dai due scranni più alti, da riservare a M5S e Lega, ma continuando a cascata con le diverse caselle collaterali. Sulle quali chiudere un accordo già da ora con le altre forze in Parlamento, a partire dal Partito Democratico e da Forza Italia. È questa la vera novità della girandola di telefonate fatte oggi da Di Maio. Che ha chiamato anzitutto Maurizio Martina, Renato Brunetta, Giorgia Meloni e Pietro Grasso, per poi confrontarsi con Salvini sulla ricognizione effettuata. I margini affinché le tessere del puzzle si compongano ordinatamente è stretto, ma da nessuno è arrivata un'indisponibilità netta. I punti cardine sono le due presidenze. Il nodo non è ancora completamente sciolto, ma si intravede una schiarita nel braccio di ferro giallo-verde. La Camera dovrebbe andare ai 5 Stelle, il Senato al centro-destra, ma lì è compito di Salvini decidere a chi. Nel tentativo di coinvolgere tutti, non ci saranno out-out. Offriremo al vaglio di tutti tre o quattro nomi, spiega chi ha accesso alla stanza dei bottoni del capo politico e verificare quello sul quale registreremo più consensi. E altrettanto dovrebbe fare la coalizione guidata dal Carroccio. Un doppio binario, dunque. Cercare di andare incontro a chi rimarrà a bocca asciutta sui posti apicali sia offrendogli la possibilità di valutare una rosa di candidati, sia garantendogli una massima rappresentatività nel cuore delle istituzioni parlamentari. È prematuro delineare i contorni della quadra, ma informalmente si spiega che sulle vicepresidenze si potrebbe addirittura lasciare strada libera in prima battuta a FI e PD, ma anche a Fratelli d'Italia e all'EU. Il tentativo è quello di una gestione ordinata della partita che si gioca attorno a Palazzo Madama e a Montecitorio, per lasciare poi ogni soluzione aperta in vista governo, con tutte le ipotesi possibili ancora sul tavolo. Non è un caso che quando si è pensato a come relazionare sulle telefonate, la War Room di Di Maio abbia deciso di tenere nettamente separati i due capitoli. Da un lato tutti gli altri, con i quali, scrive il capo politico dei 5 Stelle, che è stato un confronto utile ad individuare profili all'altezza del ruolo non solo per le presidenze di Camera e Senato, ma anche per le altre figure che andranno a comporre gli uffici di presidenza. Dall'altro Salvini, con il quale si è convenuto sulla necessità di far partire il Parlamento quanto prima. Un segnale a tutti,
per avvertire in modo elegante che qualora il meccanismo si inceppasse, i due vincitori sono pronti ad andare comunque avanti da soli. Intervistato da Barbara D'Urso, il segretario del Carroccio ha confermato indirettamente lo schema di fondo: sulle presidenze discuto con tutti, spero che il metodo sia condiviso. Quel che vale è il voto degli italiani, che non va ignorato. Ha poi anche aggiunto che si sta lavorando su alcune ipotesi. Al momento i nomi che i 5 Stelle dovrebbero offrire alle altre forze politiche sono quelli già emersi negli scorsi giorni: Riccardo Fraccaro, Roberto Fico ed Emilio Carelli. Più elaborata la situazione della Lega, con Forza Italia che non desiste nel rivendicare il Senato nella previsione che Salvini vada a Palazzo Chigi. Il principale candidato dei Verdi è Roberto Calderoli, Giulia Bongiorno lo Utsider. Gli azzurri invece puntano seccamente sul capogruppo uscente, Paolo Romani. Dal quartier generale Stellato emerge un ammorbidimento rispetto alle parole di ieri, con le quali Di Maio aveva escluso di dare il via libera a imputati e condannati. Situazione in cui si trovano, con differenti gradi di gravità, sia Calderoli che Romani: non si pensava a nessuno in generale, si rivendicava il metodo che è la nostra cifra costitutiva. Un modo per dire che in caso di accordo complessivo non lo si farà franare su questo punto, e si ha fiducia sul fatto che anche l'ala più oltranzista del movimento alla fine verrà persuasa. Anche se indubbiamente è un'arma di pressione di cui tenere conto. E più d'uno ha notato che nella terna provvisoria in ballo nel centrodestra, la Bongiorno è l'unica ad avere le carte in regola. La girandola di contatti, d'altronde, oltre alla sua indubbia valenza politica, è stata anche studiata per ribadire comunicativamente l'immagine di un Di Maio che dà le carte, perno del grande gioco del post-voto, confini sia interni che esterni. La traduzione plastica di quel "dovranno passare da noi", sottolineata con una foto in bianco e nero diffusa dallo staff in cui il candidato presidente, chiuso nel suo studio, delinea la propria linea agli interlocutori. Se sarà vincente o meno è molto presto per dirlo. Siamo alle soglie di una delle settimane politicamente più lunghe dell'anno. E non sarà l'ultima.